Una nuova avventura, quella della messa in scena di una commedia del Teatro Latino, la Delfoe, e con un gruppo di giovani studenti per istradarli verso il teatro, un progetto di Aldo Rapè. Che cosa vedremo a teatro? Si vedrà la commedia, una delle più belle, credo, commedie anche di Terenzio. Rientra in un progetto che l'Istituto Manzoni, insieme allo IUVAR, ha fatto rispetto anche alla lingua latina, applicata alle arti. Il progetto è molto interessante, i ragazzi sono molto motivati. Poi sempre quando si fa il teatro con i ragazzi, con i giovani ragazzi, penso che sia sempre qualcosa di magico che si viene, al di là poi della riuscita, se sia bella o meno bella. La commedia, ovviamente, è scritta da Terenzio in maniera divina. Noi l'abbiamo lasciata così com'è, al di là di qualche gioco così comico di aggiunta e alcuni effetti, diciamo, abbiamo lasciato il testo com'era, in un'ottima traduzione. Ed è importante perché è una commedia che parla di educazione, della diversità di educazione. Qual è la spinta in più, quella emozionale, che fa lavorare con i ragazzi? Perché i ragazzi credo che intanto hanno l'entusiasmo di affrontare una cosa nuova e poi c'è la trasparenza, la genuinità di persone e il fatto solo di poterle motivare, di fargli accarezzare il teatro, di farglielo conoscere. Oggi abbiamo iniziato lavorando in teatro, fargli vedere come è fatto un teatro, le luci, la magia di quello che si fa e sentire che alcuni di loro dicono: perché non se ne fa un altro? Perché non è... Ma non lo conoscevo, mi piacerebbe tornare. Io penso che questo sia per tutti quanti sia una vittoria.